Bene, eccoci tornati insieme, secondo servizio, location, Museo Cartiera Latina, ospitato il premio Capitolium 2023, organizzazione a cura dell'Associazione Arte in Cammino della dottoressa Angela Ghiassai, e come sempre vi diamo il contributo video. Raccogliamo la prima dichiarazione ai nostri microfoni. Angela Ghiassai, presidente dell'Associazione Arte in Cammino. Ciao Angela e bentornata ai nostri microfoni. Grazie. Allora, quest'anno una mostra che ha riscosso un grandissimo successo di pubblico. Splendide opere, sei soddisfatta? Sì, moltissimo. Infatti non posso che parlare di queste opere, degli artisti che hanno dato veramente il massimo. E anche durante il documentario si potranno vedere delle cose meravigliose sul Caravaggio. Poi non voglio elencare tutti, però ci sono varie tecniche molto nuove, con degli specchi. Addirittura un'artista straniera, dopo tante ricerche, è riuscita a trovare un tipo di roccia con cui ha fatto una lampada molto bella, e questa roccia sarebbe addirittura curativa. Quindi siamo proprio a livelli molto alti. A livelli molto alti, sì. E poi la partecipazione, ogni volta che c'è questo invito del premio Capitolium, è sempre molto, sono tutti molto presenti, rispondono con grande entusiasmo, e questa per me, mi sento molto gratificata, ecco, perché poi si è creata anche dell'amicizia. Vorrei fare un piccolo esempio, c'è un artista, uno scultore, e quando ha partecipato con me la prima volta, che oramai sono passati quasi 18 anni dalla prima mostra, e fu diciamo a Piazza del Popolo, quasi era un giovane scultore, aveva finito da poco l'accademia sì, di Via Ripetta, e insomma disse: mi viene da commuovermi portando la mia opera qui, perché in questo posto ci ho sempre visto i grandi Guttuso che si arrivano in questa galleria, Guttuso, Morandi, Balla, Severino, insomma tanti artisti, e quindi venivo a studiare, che poi loro, questi artisti insegnavano anche a Via Ripetta. E quindi io dicevo, da studente, chissà se pure io potrò entrare in questa galleria. E invece lui ha continuato a esternare la sua arte e è riuscito a creare delle opere bellissime, tant'è vero che il comune di Tivoli gli ha anche ordinato e ha realizzato una grande fontana nella piazza. E sono felice, ecco, di aver portato avanti un artista. Diciamo che così, tra Arte in Cammino e artisti, è nata un po' una famiglia.
Sì, bravo, proprio così. E anche quest'anno partecipa lui con Mosè che spartisce le acque. L'hai visto, no? Quella scultura in travertino. E quindi venire alle mostre è la cosa più importante che Importante c'è, per tutti. perché la bellezza è quello che rimane. Passano i secoli, passano i giorni, passano i mesi, gli anni. Però le opere belle rimangono e sono a testimonianza appunto della bellezza, della creatività. Allora diciamo appuntamento al prossimo anno. Sì, anzi no, la prossima mostra sarà a ottobre, Ottobre. sì, con il premio, non è un premio, è omaggio a San Francesco e ci tengo anche tanto a questa mostra perché sono... Insomma, sono molto devota a San Francesco e a tutti gli anni gli dedico questa mostra in una location anche lì molto prestigiosa che non sto adesso a dire perché ancora insomma, dobbiamo organizzare Organizzare. tutto quanto. Sì. Perfetto. Non so se ho fatto bene a raccontare questo aneddoto, però mi è venuta stamattina che ce l'ho in testa per dire, sono passati Tanti tanti anni anni e gli e... artisti ancora stanno qui con arte in In cammino. cammino, sì, e questo è bello per me, molto. Alla mia destra abbiamo l'architetto Barbara Righetti, che fa parte sia dello staff, ma oggi anche in veste di espositrice, di artista. In primis, grazie per la sua disponibilità. È soddisfatta dell'evento? Allora, sono molto soddisfatta perché l'evento innanzitutto è a carattere internazionale e sono venuti anche gli artisti dall'estero, quindi a controllare e a visitare Roma. E la mostra è poliedrica perché ha dei paesaggi, ha degli astratti, dei geometrici, ma anche l'aspetto figurativo è stato molto valorizzato con alcune opere dedicate a Gesù e sono veramente felice di questa mostra. Devo fare i miei ringraziamenti come al solito alla presidentessa Angela Ghiassai, agli altri componenti dello staff come Enrico Cassia, Maria Ferloni e la principessa Giovannelli e vi do appuntamento al prossimo evento che sarà l'evento dedicato a San Francesco, quindi omaggio a San Francesco verso ottobre. Principessa, bentornata ai nostri microfoni. Allora, anche quest'anno una location strepitosa, una mostra stupenda, un suo brevissimo giudizio. Allora, oltre a essere tornati nell'ex cartiera Latina, che è meravigliosa come avete visto, oggi festeggiamo il premio Capitolium 2023. Ovviamente vedete tutti quanti quanto sono bravi i nostri artisti. Oggi è veramente una quantità di argomenti e di varietà di pitture. Andiamo da forse un po' riprese antiche fino alla modernità assoluta. E questa è la bellezza, unire i giovani con i grandi e fare di tutto questo una mostra unita per una Roma moderna. Grazie a tutti. Ai nostri microfoni l'architetto Enrico Cassia. Architetto, grazie per la sua disponibilità. Anche quest'anno il premio Capitolium ha raggiunto il suo obiettivo. Sì, è vero. Merito della presidente Angela Ghiassai dell'Arte in Cammino. Ma ormai quest'Arte in Cammino corre a piè di fato e abbiamo tante di quelle opere, credo più di 50 espositori e innumerevoli opere. E io come presidente della giuria adesso sto vagliando le opere per arrivare poi ai premi. E questo mi fa molto piacere. Il successo mi sembra evidente,
e grazie anche a voi della partecipazione. E grazie a lei.